È stato un fine settimana davvero bello, quello che ha visto i colori della fratellanza essere protagonisti nei vari scenari, soprattutto quello principale dei campionati mondiali di atletica leggera, che a Birmingham hanno visto appunto il meglio dell'atletica mondiale darsi appuntamento. I colori della fratellanza sono stati rappresentati da Raffaella Lucudo, che ha corso la batteria dei 400 metri correndo il nuovo primato personale di 52 secondi e 98 centesimi, che le hanno aperto le porte della semifinale. Qui in tarda serata, quindi al suo secondo 400, nel giro di poco più di 14 ore, è riuscita a correre un altro buon tempo di 53,15, che non le ha aperto le porte della finale, ma che comunque l'ha fatta uscire a testa alta, anche perché il giorno dopo era di nuovo in pista con la qualificazione per la staffetta 4x400. E proprio qui Raffaella e le altre compagne di squadra hanno ottenuto una storica accesso alla finale della 4x400, dove poi le ragazze si sono superate, conquistando nella giornata di domenica il quinto posto mondiale con il nuovo record italiano di 3 minuti e 31 secondi e 55 centesimi, che rappresenta appunto il nuovo record italiano della specialità. Raffaella è davvero entusiasta per queste quattro gare che l'hanno vista davvero dare il meglio di sé in ogni prova, e carichissima per la stagione all'aperto che la prossima estate vedrà il grande appuntamento con i campionati europei, dove l'atletica italiana nella 4x400 femminile dovrà difendere il bronzo conquistato 2 anni fa. Lucudo, un'ottima batteria, 52,98 primato personale, sei ancora in corsa per il ripescaggio quando mancano ancora due batterie? Sono comunque contenta, al di là del prossimo risultato che mi faranno le altre batterie, perché il mio obiettivo era venire qua a fare personale e l'ho fatto, il muro del 53 finalmente l'ho buttato giù, speriamo che insomma vadano più piano le altre batterie, così posso rifarmi stasera in semifinale, magari migliorarmi. È corso molto, in maniera molto intelligente, cercando anche le linee interne un po' senza la bagarre iniziale. Sì, ho sfruttato diciamo la prima corsia, perché quando abbiamo cominciato il secondo giro la polacca e un'altra ragazza si sono subito allargate per superare nel rettilineo opposto all'arrivo. Io sono rimasta interna perché appunto si erano liberati due posti, ho tenuto più possibile la corsia interna e sono riuscita a infilarmi e arrivare terza. Sei cresciuta moltissimo quest'anno, in poche parole quale può essere il segreto, se c'è un segreto, per questa tua crescita? Allora, sicuramente il duro allenamento, quello è la base, ma credo che sia anche più che altro una maturazione personale, cioè nel senso mi sento più grande, più responsabile, ovviamente anche più forte, però lì lo lascio al cronometro decidere. La staffetta cosa ti fa pensare? La staffetta è assolutamente la finale, cioè nel senso possiamo farlo, basta appunto riuscire a sfruttare in maniera intelligente i sorpassi e penso che possiamo tranquillamente sperare una finale. Passando invece a Imola, nei prati del parco attorno all'autodromo si è svolta la terza prova del campionato regionale di corsa campestre, e prova che doveva essere recuperata a causa neve che appunto ha spostato la data di una settimana. La neve comunque è stata la cornice di questa corsa campestre, che ha visto protagonisti i ragazzi, i cadetti e gli allievi, quindi tutti gli under 18 dell'Emilia Romagna. Le allieve della fratellanza hanno conquistato il titolo regionale davvero molto brave, con la vittoria individuale di Martina Cornia, che la vedremo sicuramente protagonista nel prossimo weekend alla finale dei campionati italiani. Difatti il grande appuntamento tra una settimana esatta, quindi il prossimo fine settimana, è a Gubbio con la festa del cross, dove 2000 atleti sono attesi da tutta Italia per la conquista dei titoli tricolori. Saranno protagonisti ovviamente anche i colori della fratellanza, che schiererà i propri atleti a difendere i colori sia sociali, ma soprattutto c'è qualche speranza anche per atleti che potranno dire la loro sul podio individuale.